Amici di Stylist, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con il piacere di piacersi e con la nostra ospite Antonietta Pascuzzo. Benvenuta Antonietta. Grazie. L'argomento di oggi è di estrema attualità e tutti noi, in particolare coloro che posseggono un'attività, hanno dovuto imparare a rendere più sano il proprio ambiente lavorativo. Il continuo miglioramento delle condizioni sanitarie di una popolazione avviene infatti, oltre che alla continua evoluzione della medicina, grazie anche ad interventi su larga scala, in grado di modificare le abitudini igieniche per l'abbattimento delle infezioni. Ed è per questo che oggi parleremo di disinfezione e di sterilizzazione, lasciando la parola alla nostra esperta. Grazie. In questo periodo di pandemia è giusto fare la differenza tra quella che è la disinfezione e la sterilizzazione. La sterilizzazione è il processo di eliminazione completa di batteri, ma anche la creazione di un ambiente sterile all'interno sia di centri medici sia all'interno di centri estetici, mentre la disinfezione è l'eliminazione di tutti ciò, che sono batteri, virus, funghi e miceti. La sterilizzazione negli ultimi anni, ma soprattutto dopo la legge Bersani del 2013, è assolutamente obbligatoria nei centri estetici, invece nei centri medici e negli ospedali già in vigore negli anni passati. Nei centri estetici abbiamo dovuto attuare quelli che sono processi di sterilizzazione tramite autoclave, che appunto va ad abbattere tutti quelli che sono i batteri presenti sugli strumenti che vengono utilizzati all'interno dei centri estetici, e in più andiamo a creare quello che è l'effetto sterile dell'oggetto, perché c'è anche da fare una differenza tra sterilizzazione e sterilità. Quindi, come abbiamo detto, la sterilizzazione è l'ambiente che va, è il processo che va a creare un ambiente sterile. La sterilizzazione quindi va a creare in un secondo momento, attraverso l'autoclave, quindi l'imbustamento degli attrezzi, sterilità. La disinfezione invece è, quindi, come abbiamo detto prima, il processo che va a creare disinfezione sulle superfici soprattutto, e quindi va a eliminare la presenza di batteri, funghi e miceti. In base a tutto che viene usato, la disinfezione può essere profonda, media oppure bassa. Negli ultimi anni la sterilizzazione va sia effettuata appunto negli ambienti, ma viene usata anche in campo alimentare. Quali sono le normative che permettono a un centro estetico di lavorare in sicurezza? Allora, in campo Covid la disinfezione e sterilizzazione degli ambienti inizia dall'ingresso della cliente, quindi partiamo con la misurazione appunto della febbre e la disinfezione delle mani con appositi gel che in questo periodo conosciamo tutti. E, dopodiché l'ambiente viene sterilizzato con determinati prodotti prima che la cliente entri in cabina, quindi vengono sterilizzate le sedute, i banchi manicure, timi, e appunto nel caso dell'utilizzo di attrezzi, quindi sia nel manicure che nel pedicure, c'è il consiglio dell'autoclave, che è appunto obbligatoria dal 2013 dopo la legge Bersani. Quindi anche subito dopo che la cliente ha terminato avviene un altro processo di igienizzazione, di seduta e strumentazione in attesa della prossima cliente. Sì, viene fatto tra una cliente e l'altra, tant'è vero che i tempi oggi con il Covid sono cambiati, ci impieghiamo più tempo tra una cliente e l'altra proprio perché c'è una disinfezione e una sterilizzazione più accurata, non che prima non venisse fatta, ma adesso con il Covid, ahimè, deve essere comunque molto più accurata. C'è una maggiore attenzione ed è anche giusto che sia così. Ogni quanto è consigliabile igienizzare, sterilizzare o apportare appunto una disinfezione a tutto il locale invece?
Allora, il mio consiglio è quello di fare una sterilizzazione per professionisti almeno una volta ogni 2 mesi. Noi ringraziamo Antonietta per essere stata con noi. Grazie Antonietta. Grazie a voi. E su questi preziosi consigli ci diamo appuntamento alla prossima puntata del Piacere di Piacersi. Grazie amici di Stylisa.